naso, grattalo, no. Tira sulle gambe. Oddio. Come va? Ora fammi fare l'aereo. L'hai fatto per tanti anni. Che bello. Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faccio una cosa con mamma. Oggi faccio fare finalmente stretching a mamma. Che due palle. L'ho dovuta pagare a momenti. Non per fare il video, per fare stretching, perché quello è il grosso problema. Allora, vediamo cosa riusciamo a fare con questa signora. Almeno prepariamo qualcosa prima di andare in diretta. Vabbè, è già tutto pronto, ci serve il corpo e la voglia, anche se ci siamo truccate per fare così. Perché ovviamente non avendo tante occasioni per farci belle, questa è un'occasione, giustamente, giusto ma? Vabbè, comunque questa routine di stretching può seguirla chiunque, quindi potete farla anche voi, non è solo per le mamme, però fatele fare anche alla mamma se volete. Che strazio. Poi si lamenta che è tutta incriccata, allora dico facciamo stretching. Questa sta già. Dai, muori, ci sei? Evviva, non trovare, non fare finta di lasciarci le penne per non fare stretching. È un periodo delicato questo. Posizioniamoci. Già si inizia bene. Allora, vediamo di venirci nell'inquadratura. Vai un pochino più in là. Adesso non esageriamo. Lunghezza. Distanza. Un metro. Aspetta, non è tipo la lunghezza di una mano? Due. Due? Una mia, una tua. Sì, credo. Bene, cominciamo con qualcosa di semplice. Tu guarda me e poi fallo. E io controllo te. Allora, fai così. Non vede nessuno che stiamo sformicolando per terra. Ok, tira, senti tirare le braccia. Troppo. Culo giù. Io giù. Sai il gatto che sì. Il culo sta giù. Ho capito. Devi sentire tirare tutta questa parte. Sta tirando. Adesso, i fisioterapisti diranno che sta facendo quella. Tira, proprio spingi giù col culo e senti tirare tutte le braccia. Il collo spingilo giù. Brava. Restiamo un pochino così. Non ci dobbiamo. Mamma mia. Quanto è comoda questa posizione. Penso che per chi ci vede si sia già addormentato. Goditi la posizione. Oh, senti tirare, mamma. Anche troppo. Molto bene. Ok. Ora, da questa posizione, no, solitamente si passa da così a così. E fai così. Ok, e spingi proprio in su con le braccia. Per chi non vedesse la posizione, ve la... Vi riprendo mamma. Anche no. Ecco, questa è la posizione, più o meno. Sentiti, brava, sul collo. Sono già spettinata. Buona. Si è spingendo un pochino. E poi torniamo in quella posizione che abbiamo fatto prima. Così. Potrebbe essere un movimento continuo, leggiadro. Giù la testa. Più giù, non riesci ad andare più giù con l'occhio fuori. Ok, senti tirare? Sì. Brava. E giù il culo. Spingi col bacino. Riesci a toccare con la testa, sì. Non fa male le ginocchia. La prossima è a posizione a cagnolino. Come quella di prima. No. Scudisco anche. Sì, dovete stare in questa posizione. Vabbè, devo farlo vedere. E poi fai un po' così. Uno. Faccio anche il gatto. Tira sulla schiena adesso. Più su? È già il massimo? Sì. No. Allora magari avvicina un po', avvicina, chiuditi un po'. Ok, chiuditi un altro po'. Okay. Guarda le ginocchia, vado in cuscino. Allora, mettiti così, guarda. E dolore. E poi così, da fuori prendi dentro. Senti un po' qualcosa nella schiena. Che
che boh, ancora c'è. E tira un po'. Ah, così. Prima del collo facciamo un po' questo tiraggio. Aspetta che c'ho i capelli in disordine. E fai così anche. Ah sì, ora approfittatene. Quando allora, sei tornata su? Vabbè, aspetta qualche secondo. No, no, aspetta, ora rilascia un attimo e poi ripartiamo. Senti le braccia, la schiena, il tuo corpo. Va bene, muoviamo un po' il collo adesso. Teniamo sempre un po' le mani dietro perché senza tirare troppo. Schiena dritta. Stai serena con le braccia dietro. Schiena dritta, spalle in su, faccia davanti. Brutto il naso. Grattalo. Ora gira a destra. Destra. Fa niente, così ci guardiamo. Sì, ma poi non ci guardiamo più. Riesci a arrivare fino alla spalla col mento? No. Gira, gira, gira. Ruotiamo un po'. Su le braccia! Mi sono depilata ieri. Ok. Ah! Ecco. Malissimo. Il movimento è questo. Se sentite tirare qua. Allora, il contrario. Bravissimo. Cioè, senti tirare qua? Sì. Bravissimo. Sento anche la schiena che mi comincia a fare male. Male? Bene, allora dobbiamo continuare. È che a una certa poi... A una certa non sono scuse, dovevi farlo già anni fa questo. Ma vabbè, visto che è la prima volta... Così. Sciogliti. Ma che pazienza ci vuole? È una quarantena, sta roba qua. Ritorna giù col sedere, proviamo con l'altra. Potrebbe essere anche che una ti viene e l'altra no. Lo sai? Le vertebre. Ok, questa parte ti fa sì. Ok, un po' più giù. Oh, questo punto, sì. Bene. Oh. Vi è finito? Braccio steso bene, premi così e senti questa parte. Lo sento. Molto bene. La gamba e poi vai giù. Posizione comoda. Non vede nessuno, come siamo. Giacciamo qua, ma... Adesso ti riprendi. No, ma lo stesso. Aiuto! Bravissima, mamma, stai andando benissimo. Bravissima. Mettila, bravissima. Strisciare, ci puliamo anche per terra. Molto bene. Senti il gluteo? Fluidi. Fluidi, tua nonna. Senza essere elefante. Quindi sicuro un po' meglio. Questa... Senti tirare tutta la molto. Gamba. Molto. Deve essere quello. Arriva dove devi sentire un pochino tirare, cioè devi stacco. Sì, mi sta tirando tutto. Cioè molto bene, molto bene. Vai piano piano, piano piano. Dovrebbe riuscire a portare i talloni molto vicini e tirare giù. Allora, più vicini! Potenza al massimo. Sentendo un po' tirare? Sì. Dimmelo, è che ne so. Tira tutto. Molto bene. Gira tutto. Continua a far tirare tutto. Tira sulle gambe. Oddio. Come va? Ora fammi fare l'aereo. L'hai fatto per tanti anni. Che bello. Oddio. Ora. Ti ho dato anche l'elastico più semplice. Grazie. Ora, se riesci, fosse stato complicato. Dritta, raddrizza, brava, e apri. Vai più, apri di più. Non chiudere troppo, sennò perdi l'elasticità. Ecco, fermo, bravissimo. Fermati dove? Non farmi male. Ecco, mi metto qua così. Sto andando giù a destra. Vabbè, lascia andare. No, basta. Come basta? Ok. Come massacrare la mamma? Vi potete vendicare per tutti gli anni in cui lei ha massacrato voi. Qualche fisioterapista che sta guardando, non mi date troppo conto, faccio quel che posso. Date se avete consigli conto. Per l'anca sbilenca, non lo so, fate qualcosa. Siamo a posto, signori, è stato un piacere. Devo dire che no, 21 minuti siamo riusciti, è tantissimo, Esatto. Io stretcherò a 5 direi minuti, troppo. Buona. Capito mamma, questa è la routine, quindi se tu dovessi nel caso dimenticarla, tranquilla che c'è il video e te lo puoi ricordare bene. Allora direi che adesso non mettiamo solo un video di stretching, ma vi metto anche un allenamento che faccio oggi. Adesso posso proporvi, dato che ieri ho allenato
gambe e se le alleno anche oggi faccio più fatica, insomma, oddio, sento abbastanza la stanchezza del gluteo e delle gambe, soprattutto del gluteo. Ah, se volete l'allenamento lo trovate su Instagram, c'è proprio una sezione dove sto raccogliendo tutti i circuiti che propongo, si chiama circuiti, una storia in evidenza, così li trovate tutti lì, anche vecchi che avevo pubblicato negli anni, perché ho comunque sempre pubblicato circuiti da fare a casa, quindi per me non è una novità questa. Comunque, dato che io ho fatto un allenamento glutei e comunque principalmente sto pubblicando allenamenti gambe glutei sul mio profilo, oggi vi propongo un workout upper, perché comunque è importante, sappiate, allenare anche l'upper per le donne, come anche per gli uomini allenare gambe è importante, perché se no vedete una roba immensa sopra e degli stuzzicadenti sotto, quindi è importante la proporzione, soprattutto per come me, le donne che hanno un fisico a pera, quindi siamo più strettine e gracilline magari sopra e più tendenti all'abbondanza sotto, cioè quindi gambe più grosse comunque che si ingrossano più facilmente e mettiamo anche grasso principalmente lì, le donne che hanno un fisico a pera. È consigliabile fare un allenamento upper per cercare di dare più, valorizzare di più la parte sopra e proporzionare il tutto, quindi insomma arrivare ad avere più un fisico a clessider, che secondo me insomma, dovrebbe essere il fisico più proporzionato. Boh. Quindi adesso vado a scegliermi un workout dall'archivio. Alla fine del workout, questo ovviamente era solo per farvelo vedere, ora lo vado a fare per bene di là in camera mia. Spero che questo video sia stato interessante e vi auguro come sempre una buonissima quarantena. Cerchiamo di tenere duro un altro po', stiamo andando bene, si spera, e niente, forza e coraggio.